Ribadisco, qualcuno di voi sicuramente queste cose le conosce già, ma io credo che la maggior parte, soprattutto nell'evolversi della presentazione, non le conosca. Allora, la sezione aurea è quella particolare proporzione denominata φ che si ottiene, scusate, prendendo un segmento, dividendolo in due parti, e queste parti tra loro hanno una specifica proporzione, cioè se prendiamo la proporzione intera, C, questa in rapporto alla sua divisione più grande ha lo stesso rapporto che ha la divisione più grande con la divisione più piccola, cioè C, l'intero segmento, sta ad A la sezione più lunga, come la sezione più lunga sta a B. Questo ci dà il φ, che è 1,618, il numero aureo. Questo numero ha delle proporzioni, questa proporzione, scusate, ha delle proprietà particolarissime, non ci entro, non voglio fare una noiosa e complessa lezione di geometria, non ne sono nemmeno all'altezza perché non sono un matematico, però ne voglio spiegare l'intima natura. Ad esempio, la sezione aurea ha una tra le tante caratteristiche che ha che ogni segmento è sezione aurea della sua somma con la sezione aurea. È tutta una serie di cose per cui questa proporzione si evolve nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, dando la base di quelli che sono poi sistemi frattali e sistemi olografici. La chiudo qui per non farla troppo complicata. Con questa proporzione ovviamente si possono realizzare delle figure geometriche, ad esempio il triangolo aureo che appunto segue questa proporzione. Dal triangolo aureo possiamo ricavare il pentagono aureo che ha questi particolari angoli, ogni angolo è di 36 gradi, i due angoli maggiori sono del doppio di 72 gradi e l'angolo del pentagono è il triplo, cioè 3 volte 36, 108 gradi. Da questa suddivisione, se ci fate caso, possiamo tirar fuori il pentagramma dove la punta delle le 5 punte della stella sono esse tutte triangoli aurei. Allora, questa particolare proporzione, quindi la sezione aurea o la proporzione divina, come la chiamavano qualche secolo fa, è conosciuta da molto molto tempo, addirittura se ne ritrovano tracce sino dall'antica Babilonia nel 3000 a.C., quindi più di 5000 anni fa. Ma ne avevano conoscenza gli egizi e parlano di essa, tra gli altri Vitruvio, a cui poi si ispirerà Leonardo da Vinci, primo secolo a.C., Euclide, Erodoto e Pitagora, che ne fissa la definizione. Ma quando crolla l'impero romano, questa conoscenza finisce un po' nel dimenticatoio per circa 1000 anni. Ed è questo signore qui che il Pisano scusate, no, inizialmente ne parla con il Liber Abaci il Pisano Leonardo Fibonacci, perché la sezione aurea entra in questa particolare sequenza di numeri, libro pubblicato nel 1202. Ma chi ne approfondirà dedicando uno studio unicamente a questo argomento è il frate Luca Pacioli, che scrive un libro intitolato proprio La Divina Proporzione. Frate Luca Pacioli scriverà questo libro, così come ritratto in questo quadro, che verrà pubblicato questo libro nel 1509 e uscirà in tre sole copie amanuensi. E il disegnatore di tutti i solidi platonici del libro fu Leonardo da Vinci. Quindi Leonardo da Vinci partecipò e approfondì lo studio di questa particolarissima proporzione geometrica. Dice Luca Pacioli che questa proporzione si applica a tutte le arti ed è necessario che tutti gli uomini d'ingegno abbiano una copia dell'opera da lui scritta, da cui avranno diletto e nuova conoscenza. E scrive così: opera a tutti gli ingegneri perspicaci e curiosi necessaria, ove ciascuno studioso di filosofia, prospettiva, pittura, scultura, architettura, musica e altre matematiche, suavissima, sottile, ammirabile dottrina, conseguirà e delectarà, cioè si diletterà con varie questioni de secretissima scienza. Quindi la proporzione divina,
la proporzione aurea o il Φ 1,618 appartiene alla mistica, alla scienza segreta spirituale, cioè quella che io chiamo, sicuramente molti di voi me l'avranno sentita nominare, la scienza dello spirito.